Dopo anni di incurie e vicissitudini varie, la città della musica Pescara potrebbe essere riconsegnata presto ai cittadini. Tra le ipotesi avanzata dall'assessore comunale cremonese è quella di realizzarvi una città del cinema, cosa che però non è andata giù alla presidente dell'associazione Tiboni e dei premi internazionali Flaiano, che dice: un museo del cinema Pescara c'è già, non voglio andare allo scontro ma al confronto. Sinceramente sono però sorpresa da questa proposta del comune. Ovviamente la notizia mi ha colto un po' di sorpresa. Tutto ciò che è cultura e può far accrescere Pescara, ben venga. Però obiettivamente credo che sia meglio dialogare, cercare di trovare un punto di incontro e soprattutto fare rete. E il Media Museum è già la casa del cinema, c'è già questa realtà che opera da più di 15 anni a Pescara. Tra l'altro, il Comune ha presentato un progetto, anzi partecipa ad un bando del Ministero degli Interni per poter riqualificare una struttura che ormai, come vedete, non assolve più alle sue funzioni completamente. Quello che mi viene da dire, mi viene da pensare è che probabilmente si può partire da un dialogo, da un discorso congiunto per poter realizzare qualcosa che effettivamente sia utile per la città e che non costituisca un doppione. Noi come Premi Flaiano non abbiamo già l'internazionalità che portiamo a Pescara, nell'Abruzzo e comunque nel mondo. Tra l'altro l'anno prossimo la 49esima edizione coinciderà con l'anniversario della morte di Ennio Flaiano. Quindi credo che sviluppare la cultura territorialmente, ma anche nel tessuto cittadino, debba trovare un incontro tra le varie realtà culturali. Certo, siamo rimasti un pochino spiazzata, sono rimasta un pochino spiazzata perché parlare di soggetti che sono già interessati, parlare di perlomeno aver sentito dire, non dall'assessore, che c'è già una società non abruzzese, non pescarese, interessata alla gestione di questa città della musica e città del cinema, francamente dispiace un po' perché credo che ci siano delle realtà imprenditoriali, delle società, delle persone che abbiano la capacità di fare il medesimo lavoro per il quale viene richiesto a questa società di svolgere presso la, diciamo, struttura che sta nascendo. E questo io vorrei fare un appello, vorrei cercare di costruire, non vorrei polemizzare. Per dovere di cronaca, l'assessore cremonese ha detto che però chiederà la sua collaborazione. Ma io spero, auspico questo perché credo che sia importante collaborare.